Buon inizio settimana a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Ieri sera, prima puntata del Maurizio Costanzo Show, nuova edizione, ospite Fabrizio Corona, per qualcuno un'ospitata fuori luogo, cioè sarebbe stato meglio non invitarlo. Cosa ne pensi? Dunque, è un'ospitata che potrebbe essere anche ben vista, però diciamo è un po' troppo azzardata dare la possibilità a una persona che ha fatto delle cose che non andavano bene a dargli troppa visibilità. Quindi la troppa visibilità non va mai bene. Va bene ascoltare le sue cose, ma la visibilità bisogna ridurla un pochino. Secondo lei quali conseguenze potrebbe avere dare un certo tipo di visibilità a personaggi come Fabrizio Corona? Potrebbe avere conseguenze che si creerebbero dei precedenti che poi dopo tutti ne approfittano per poter, diciamo, io faccio questa cosa qui e allora voglio che anch'io quello che faccio mi sia reso visibile. Il Maurizio Costanzo Show. Dai, per favore, no, 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 non l'ho mai visto, non la vedevo allora, non la vedo, non ho la televisione. Conosce Fabrizio Corona, sa chi è? Sì, per sentito nominare, non me ne frega niente. È una persona che sta scontando una pena. Il Sì, fatto che venga ospitato in televisione, secondo lei? perché la televisione è una roba che mi prende e la butta nel cesso, secondo me. Come mai? Perché non serve a niente. Ci sono cose più interessanti da fare, suonare, leggere, fare fotografie, fare dei film. Addirittura il figlio di un boss di mafia, Salvorina, è stato ospite in un altro programma, Porta a Porta. Sì, ho sentito, fanno schifo queste robe. Ma guarda, io personalmente non seguo molto il gossip, quindi Corona come personaggio personalmente non mi è piaciuto. Come mai? Perché approfittarsi della gente come ha fatto lui, obiettivamente ci vuole anche del fegato. Quindi obiettivamente penso di essere d'accordo sul fatto che non andasse ospitato. Anche perché comunque come lui altri personaggi del genere secondo me sarebbe meglio non pubblicizzarli, insomma. La sua ospitata è più o meno grave rispetto a quella del figlio di Totò Riina, boss della mafia, a Porta su Rai 1? Questa è una bella domanda, probabilmente meno, perché cioè, anche lì Rai 1 secondo me non ci ha fatto tanto una bella figura con l'ospitata di Riina, quindi diciamo che sono due situazioni distinte, però da un certo punto di vista abbastanza simili, nel senso che situazioni scomode che specialmente in una TV pubblica io non avrei fatto. Poi Maurizio Costanzo è un altro discorso, però in TV pubblica, visto che la paghiamo, direi che forse era meglio evitare, decisamente.